Per la prima uscita ufficiale del movimento animalista, Michela Vittoria Brambilla ha scelto il Colosseo. Chiediamo più diritti, chiediamo il riconoscimento agli animali del sentimento, perché gli animali sono membri della nostra famiglia, sono esseri senzienti ed è giusto che vengano tutelati. C'è bisogno di persone che stiano dalla parte degli animali. È una giornata storica, è la prima discesa in piazza del movimento animalista, il nuovo partito che è nato il 20 maggio con un'assemblea costituente a Milano e che finalmente interpreterà le istanze di tutti gli amanti degli animali, difenderà i diritti di chi non ha voce e renderà questo paese un paese migliore. Alle prossime elezioni sarà un partito con il simbolo, indipendente anche da Forza Italia. Sarà, spiega durante la manifestazione a Roma la parlamentare azzurra Michela Vittoria Brambilla, un movimento perché ama gli animali e vuole tutelare l'ambiente. Silvio Berlusconi è un socio fondatore del movimento animalista molto importante e che crede moltissimo in tutte queste nostre battaglie. Vede, quello che mi piace sottolineare sempre è che tra di noi ci sono persone con la più diversa storia politica e personale che vanno dai Verdi fino al centrodestra. Noi abbiamo unito un mondo di persone senza rappresentanza, perché questa classe politica nel suo complesso, a parte qualche eccezione chiaramente, ma molto poche, si è dimostrata incapace, insensibile, inadeguata a dare rappresentanza a questi temi. Per loro c'è sempre qualcosa di più importante da fare. Poi chi dice che sempre c'è qualcosa di più importante da fare, poi non si occupa degli animali, ma non fa neanche quel qualcosa di più importante.